Benvenute e benvenuti a Tre Pinguini sul Sofà, la rubrica di libri e letture della Biblioteca dell'Unione Femminile Nazionale. Oggi parliamo di poesia con Claudia Gori, studiosa di storia delle donne e di genere e poeta. Il suo ultimo libro di poesie si intitola Con voce rauca, edito dalla società editrice Fiorentina nel 2022, preceduto nel 2019 da Strada che sale la sera, edito dalla Fondazione Mario Luzzi, e per lo stesso editore nel 2016 dal libro Versi. La poesia di Claudia Gori nasce spontaneamente da una voce interiore ed è l'espressione di un trauma, di una rottura dolorosa, ma anche di un movimento di ricomposizione dell'io attraverso la partecipazione al mondo per il tramite della parola. Ma ho iniziato a scrivere poesie più o meno a partire dagli anni 10 del 2000, insomma 2011-2012, ho sentito a un certo punto una voce che poteva esprimersi in questo senso e quindi è stata sì, una prosecuzione, diciamo, non un cambio di rotta, non un'interruzione, è stata una prosecuzione delle mie esperienze di studio, insomma, in Ma questo senso. le tue esperienze di studio riguardano gli studi di genere, la storia Sì, delle donne? ma anche sì, in questo senso sì, cioè, apparentemente non c'è questo contatto, in realtà c'è, c'è perché l'amore per la materia mi ha indotto a trovare una voce lirica dentro me stessa, senz'altro questo grandissimo interesse, questo entusiasmo che io ho trasportato nell'attività intellettuale che mi ha portato a cercare verso l'esterno una voce lirica. Per quanto io mi sia anche occupata di scritture di sé, di scritture della soggettività, cioè la poesia è stato l'esito di un'esperienza intellettuale anche di coinvolgimento, di trasporto verso la materia. Proprio il lavoro intellettuale, anche di entusiasmo. E quindi questo entusiasmo che si rivolge nei confronti dell'esterno è anche un tramite di comprensione, di indagine. Vedrai che nei volumi non appare soltanto questo, cioè non c'è soltanto questa matrice del meraviglioso, nel senso che mi ha sempre attratto anche della nostra tradizione poetica, questo sguardo anche al mondo, alla cosmologia, alla natura, al mondo esterno che ci attrae attraverso la presenza del meraviglioso. Quindi non c'è soltanto questo, c'è anche una profonda frattura, un senso doloroso, un io tormentato. Sicuramente il senso di una frattura è il senso anche di uno sguardo che dall'interno procede verso l'esterno e che nell'esterno trova anche una riflessione sulla condizione del mondo. Ecco. E quindi c'è dopo il senso di questo percorso, mosso sicuramente da un senso di entusiasmo verso quello che c'è all'esterno, è anche caratterizzato da una forte esperienza di dolore, insomma, da una frattura, da un trauma che sicuramente lo rappresentano, ecco. Da profana della poesia, una delle caratteristiche, una delle cose che mi colpiscono di più nel leggere le tue poesie sono immagini che prendono corpo. È come se si scivolasse continuamente dall'oggetto al soggetto, cioè l'oggetto diventa il soggetto diventa l'oggetto dell'azione, quasi in un fluire. Ho l'impressione che il binarismo, la dualità che di solito esperiamo razionalmente nel rapportarci con il mondo, nella esperienza di lettura della tua poesia venga un po' meno. È così, un'impressione individuale che in qualche modo ti risuona oppure no? Beh, guarda, allora, innanzitutto sì, una caratteristica della mia poesia sono le immagini, quindi le immagini che emergono
come caratterizzazione di un'esperienza vissuta. Cioè il concetto dell'esperienza, il concetto della memoria, del ricordo sono tutti elementi fondamentali che contribuiscono a costruire l'immagine. E l'immagine è un tramite sicuramente verso l'esterno, cioè attraverso la vista, attraverso lo sguardo, si può interrogare l'esistente. Mi verrebbe da dire che l'immagine comunque non è oggettivante. Non è statica, non è oggettivante, cioè non è un ritratto di un soggetto impassibile, ma è un ritratto di un soggetto vitale, ma forse neppure un ritratto, è una forma di partecipazione, di comunicazione con quello che c'è all'esterno in un rapporto vitale. In questo senso, forse dicevi giustamente il rapporto tra soggetto e oggetto. Ecco, il rapporto, innanzitutto, come ti dicevo prima, è un io particolare che parla, è un io che soffre, quindi è un io sicuramente, ma mi verrebbe da dire che non ha mantenuto neppure la sua integrità, ma attraverso un rapporto appunto tra interno e esterno abbia costituito un paradigma del trauma, di una visione di sicuramente sofferente, ma una visione che attraversa il tempo e lo spazio, quindi attraversa la spazialità e ci trasporta in comunicazione con quello che noi vediamo. E in questo senso l'immagine non è statica, ma l'immagine fa parte di un mondo che partecipa, che è interrogato, e questo senso di sofferenza è un senso di partecipazione attiva, è un senso di comunicazione, un senso di partecipazione attiva. E la natura quindi non è neppure immobile, ma la natura parla e in questo senso è partecipe e viva, e attraverso la natura si può interrogare o interagire un senso di riflessione esistenziale. E in questo senso l'immagine è anche una riflessione, cioè anche un senso di partecipazione, di riflessione esistenziale sulla vita e sul mondo. E quindi un rapporto che, come dicevo, si identifica nello spazio perché è uno sguardo verso l'esterno, verso un mondo che appare. Allora ci sono alcune immagini fondamentali, come l'immagine del mare, come il luogo che si definisce il mare Mediterraneo, questo spazio circoscritto che riporta alla vitalità, riporta alle esperienze vissute. E c'è anche un tempo, il tempo della memoria, perché è questo rapporto con il passato che improvvisamente emerge in un soggetto che si interroga anche da questo punto di vista, cioè interroga il rapporto con il passato, non è anche questo in senso acritico, non è da intendersi in senso acritico, ma è da intendersi in senso comunque di interrogazione dell'esperienza. Il motore di questa riflessione esistenziale, mi verrebbe da dire, è il sentimento, cioè la carica affettiva, il tramite di affetti che ci permette di guardare al nostro passato, ci permette di guardare al passato, ci permette di guardare all'esterno, ci permette di trovare nella rappresentazione della natura, nella rappresentazione la rappresentazione degli stati d'animo in questo senso, E come costruisci le tue poesie? Come avviene la scrittura? no? Cioè le mie poesie non vengono, perlomeno per quello che è successo fino adesso, perché naturalmente poi ci avviamo verso altri percorsi, altre ipotesi, comunque non vengono costruite, arrivano secondo una voce interiore che viene riconosciuta, e in questo senso sono emerse anche nella loro brevità, così la parola che occupa il verso che si identifica con una, due o tre parole soltanto, ma una ricerca che si è svolta sicuramente dal punto di vista lessicale, nei termini, nell'indagine, nella ricerca della parola, sicuramente, ma anche della sua essenzialità, ecco, della sua capacità di comunicare
anche questo tramite positivo verso l'esistenza, ecco. Leggi libri di poesia? E se sì, quali? Che poeti o che poete leggi? Senti, poete, leggo Antonio Pozzi, Amelia Rosselli, beh, sì, sono sicuramente dei canali importanti. Io, recentemente ho riletto con grande attrazione, anche con grande trasporto, Federico García Lorca, che è stato un poeta che ha comunicato moltissimo alla mia sensibilità, alla mia immaginazione anche, e anche ne ho indagato il percorso umano, ecco, sicuramente. Questo c'è stato anche in termini più recenti un rapporto piuttosto diretto con questo poeta. Che circolazione hanno i libri di poesia? Che circuiti riescono a toccare? La società contemporanea apparentemente distoglie dal linguaggio poetico. Io non la vedo in questo senso, perché trovo che la poesia sia un canale di espressione, cioè sia il primo canale di espressione che esiste al mondo, forse il più antico, e senz'altro noi abbiamo profonde queste radici classiche della nostra esistenza. E in questo senso anche la mia educazione si è svolta nella considerazione della voce dei poeti, e in questo senso non mi sento di negare l'importanza della poesia al momento attuale, perché sarebbe forse guardare troppo sul presente, non guardare il presente in direzione del futuro, anche in una visione più complessa. Quindi non mi sento di negare alla poesia questo valore, questo significato, così come in generale alle scienze umane, alle materie umanistiche, che ritengo fondamentali. Viceversa, penso che ci siano molte anche voci, no, anche lamentele per una diffusione abbastanza più difficile, senz'altro più difficile. È chiaro che anche il prevalere o meno di mezzi di comunicazione può favorire o meno l'introspezione o la ricerca. Io, approcciandomi alla lettura, appunto venendo dalla storia, avvicinandomi alla letteratura, ho sentito una voce poetica, quindi ho sentito la possibilità di riscoprire la poesia nel mondo contemporaneo. Bene, allora buona lettura a tutte e a tutti e a presto con Grazie, Pinguini sul sofà. grazie tanto. Grazie.